Rufy e Barbanera sono due facce della stessa medaglia, e saranno i due principali concorrenti per la battaglia del Re dei Pirati. Oltre 44 anni fa, i Pirati Rox erano un equipaggio potente che solcava i mari, erano guidati da Rox di Xebec. Circa 38 anni fa, Roger e Garp sconfissero i Pirati di Rox a God Valley, e il resto dei Pirati di Rox divennero personaggi estremamente forti e famosi. Kaido, Barbabianca e Big Mom sarebbero poi diventati imperatori dei mari. Il punto principale è che credo che uno di questi abbia ereditato un Rod Point e Griff da Xebec. Circa 28 anni fa, Roger contrae una malattia incurabile, e inizia il suo ultimo viaggio verso Raftale, ovvero circa 10 anni dopo gli eventi di God Valley. Sappiamo che a un certo punto, i pirati di Roger si sono fatti strada verso Lodestar, e il Log Poos è andato in tilt. Credo che sia attraverso Xebec, o almeno l'incidente di God Valley, che Roger è venuto a conoscenza dell'esistenza del One Piece, e di quest'ultima isola chiamata Raftale. Durante questo lasso di tempo, Barbanera si unisce ai pirati di Barbabianca. Barbanera ha trascorso molto tempo con Barbabianca, e credo che per lui sia stato abbastanza facile venire a conoscenza del Point e Griff di Barbabianca, dei suoi tesori segreti, delle sue isole, e di tutto ciò che gli serviva sapere. In effetti, sono stati insieme per quasi tre decenni. Tre anni dopo, circa 25 anni fa, i pirati di Roger completano il loro viaggio verso Raftale. Sappiamo che quando Roger è arrivato lì, ha avuto un momento molto iconico, dove ha riso a crepapelle, ha trovato il tesoro di Joy Boy, ha appreso la verità del mondo, e ora, molte cose importanti stanno aspettando Rufy a Raftale. Sappiamo che Roger è stata la prima e unica persona a farlo, ed è importante tenerlo a mente. Subito dopo, Roger si incontra con Barbabianca per parlare della volontà della D. Lo vediamo durante la guerra di Marineford. C'è un bellissimo flashback tra Roger e Barbabianca che sono in un luogo pieno di fiori di ciliegio, probabilmente Wano. Ma il punto è che Roger ha spiegato a Barbabianca cosa sia la volontà della D, e credo che sia stato in questo momento che Roger ha detto a Barbabianca di andare sull'isola degli uomini pesce per prendere il Rod Point e Griff necessario per arrivare a Raftale. Circa un anno dopo, 24 anni fa, Roger viene giustiziato dalla Marina e avvia la grande era della pirateria. Questo è stato uno dei momenti più importanti e significativi di One Piece, e a causa di questo, ora, ci sono migliaia di persone che navigano i mari in cerca del tesoro. Poco dopo, Shanks, appena quindicenne, crea il suo equipaggio. Ha anche offerto a Buggy un posto nella ciurma, ma questi ha rifiutato, perché voleva crearsi un proprio equipaggio. Shanks, quindi, inizia a navigare verso il mare orientale, comincia a reclutare persone, come Usopp, ed inizia a farsi un'idea di quello che significa essere un capitano. È importante capire che Shanks era estremamente giovane, e dubito fortemente che la sua prima reazione fosse quella di andare immediatamente su Fisherman Island per andare a prendere il Rod Point e Griff. Infatti, credo che abbia passato un po' di tempo a conoscere i mari, a radunare compagni, e prepararsi a diventare un vero capitano. Quattro anni dopo, circa 20 anni fa, Barbabianca rivendica l'isola degli uomini pesce sotto la sua protezione. Credo proprio che fosse in questo momento che Barbabianca sia venuto a conoscenza delle scuse di Joy Boy, e credo che in questo momento abbia deciso di nascondere il Rod Point e Griff. 18 anni dopo, ovvero due anni fa, Shanks si incontra con Barbabianca per avvertirlo di Barbanera. Poco dopo, Barbabianca muore durante la guerra di Marineford, e Barbanera gli infligge il colpo finale. Credo che questa sia stata una decisione calcolata, non solo per ottenere il frutto e i territori di Barbabianca, ma anche per ottenere il Rod Point e Griff. Teach sa che se Barbabianca fosse stato ancora vivo, non gli avrebbe permesso di entrare nei suoi territori e ottenere un tale tesoro. Quindi, sapeva che doveva eliminarlo per mettere in atto il suo piano. Barbanera è un opportunista, e possiede una mente molto strategica. Ha praticamente orchestrato l'intera guerra di Marineford, ed è lecito ritenere che sapesse del Point e Griff che aveva Barbabianca, ed ha dovuto toglierlo di mezzo, così da impadronirsene. Circa un anno fa, Barbanera lotta contro i membri rimanenti della ciurma di Barbabianca. Questa è stata chiamata la guerra per chiudere i conti. Sappiamo che Marco dice che Barbanera ha preso tutto quello che avevano, e non penso che si riferisse solo al potere, i frutti e i territori di Barbabianca. Credo che vada molto più in profondità, e che una di queste cose fosse il Rod Point e Griff.
è oggetto di speculazione su dove Barbabianca l'avesse nascosto, ma dato che Barbanera è stato un membro della sua ciurma per quasi 3 decenni, penso sia presumibile che sapesse l'esatta locazione. Ed è lì che ha combattuto contro Marco e la sua ciurma. In questo periodo, Jinbe dà a Big Mom un blu poinegrif come merce di scambio per la protezione dell'isola degli uomini pesce. E questo risolve un malinteso molto comune, ovvero, molte persone pensano che Jinbe abbia dato a Big Mom un road poinegrif, quando, in verità, era un normalissimo poinegrif. Quando è morto Barbabianca, l'isola degli uomini pesce è tornata nel caos, e molti pirati ed invasori stavano arrivando, perché nessuno era lì per proteggerla, quindi, fondamentalmente, è grazie alla protezione di Big Mom se sono terminate le razzie. Successivamente, Barbanera rende a Chinosu, il luogo dove sono stati fondati i Rocks, la sua base. Ed è probabile che proprio qui si trovi il Road Poinegrif. E forse ora a Wano, Marco avrà un incontro con Ruffy, e lo informerà che l'ultimo Poinegrif è nelle mani di Barbanera. Siamo giunti al termine del video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, e cliccate sulla campanellina.